Ovviamente il gruppo Euro Italia si prende alla scena fino a questo momento per l'ampia possibilità di preparazione delle vetture. SH, classe 1004. Allora, questo ragazzo ci incontravamo sempre, no? E mi parlava del suo ritorno alle corse, che avrebbe voluto fare questa macchina o quell'altra macchina. E quando parlava di se stesso, metteva sempre davanti il discorso Santo Stefano Gambare. Tanto che a un certo punto gli ho chiesto: ma a te manca di più la macchina alla corsa o la Santo Stefano Gambare? E si è messo a ridere, e quindi ho capito che ci sarebbe stato. Ha cambiato macchina, è passata dalla Peciottina a un prototipo, ma si è preso il trono di classe della 2SH 1004. Direttamente da Palmi, il numero 11, Vincenzo Tripodina. Podina! Hai scelto la strada più lunga, insomma, senza chicane e senza niente, Vincenzo. Bravo, bravo, perfetto. Insomma, ne hai corse tante con la trazione a nord, adesso con la trazione a sud com'è? Col motore da moto, no? Perché è come correre un'altra gara, dai. Sì, diciamo che è più divertente, un po' più impegnativo, però ne va del divertimento. Sei soddisfatto del tuo tempo? In parte, diciamo, potevo fare di meglio, molto meglio. Senti, la nuova configurazione meccanica so che comunque ha dato già dei buoni riscontri. Sì, diciamo che con la macchina siamo a buon punto, manca qualche rifinitura, grazie al mio preparatore Angelo. siamo sulla buona strada. Perfetto, grazie, grazie davvero di essere stato con noi. Settimo assoluto, il numero 11, Vincenzo Tripodina. Vincenzo, ma tu non puoi stare vicino, non devi stare per forza a Bovalino quando ti chiamano. Perfetto, vabbè, ok. Vedi l'efficienza delle persone che si avvicinano già, vedi l'efficienza. Eccola qui.
settimo assoluto numero 11 Vincenzo Tripodina. E il nostro biondino, ancora lui, un uomo solo al timone, presidente, sindaco e biondino. Complimenti e un applauso al nostro Vincenzo. Sesto classificato agli scacchi di...